Vuoi sapere come importare qualsiasi prodotto da AliExpress sul tuo sito Shopify di dropshipping? Sono Stefano Montana, creatore del blog www.montanabusinessonline.com e in questo video andrò a spiegarvi esattamente come prendere i prodotti da AliExpress e iniziarli a vendere in dropshipping sul vostro sito Shopify. Benvenuti ragazzi, Stefano Montana qui per voi per insegnarvi come creare il vostro business di successo online profittevole attraverso Shopify. Il nostro sistema, il sistema che vi insegnerò oggi è il sistema di dropshipping, famosissimo, super utilizzato soprattutto in USA e quest'oggi vi insegnerò come fare in 10 minuti creare il vostro store, il vostro brand. Il vostro negozio di dropshipping, ok? Iniziamo subito, non perdiamo tempo. Abbiamo detto, prima di tutto, per creare il nostro negozio di dropshipping andremo a scaricare l'app Oberlo, ok? Andate alla visualizzazione dell'App Store, scaricate Oberlo, ok? Sarà suggerito Oberlo e Shopify, trovate il link in descrizione di Oberlo e Shopify, quindi mi raccomando, andate a cercare. Abbiamo la nostra bellissima app di Oberlo e abbiamo la nostra bellissima estensione di Oberlo, anch'essa gratis. Andate su Chrome Extension, cercate Oberlo e scaricatela. È gratis, non vi preoccupate, è per importare i vostri prodotti di dropshipping, ok? Qui abbiamo la nostra dashboard, ok, di Oberlo. Potete vedere gli articoli raccomandati per noi. Perfetto, Oberlo ci dà più o meno un'indicazione generale dei prodotti, ok, da vendere, i tempi di spedizione, il prezzo, quante vendite, se il compratore, oh, scusate, se il supplier, ovvero il fornitore, è diciamo garantito, quindi ha delle reviews, delle recensioni positive e può essere utilizzato per il nostro business di dropshipping. C'è diversi prodotti, ok, ma quello che vogliamo fare noi è cercare quindi prodotti relativi alla nostra nicchia, ok? Mi raccomando, scegliete una nicchia, fate un'analisi di mercato, Google Trends, vi insegnerò diversi metodi per constatare se un prodotto è un winning product, quindi un prodotto vincente. Prima cosa da cercare quindi è il prodotto, ok? Nicchia, prodotto e andiamo a controllare subito su AliExpress, ovvero il portale più grande di dropshipping esistente attualmente e il più affidabile e il più completo, ok? Il nostro AliExpress nel quale sono presenti tutte le categorie di prodotto, possiamo dire ci sono qualsiasi prodotto è presente in AliExpress direttamente dal produttore, quindi verrà inviato il nostro prodotto, il prodotto che andremo a selezionare qui su AliExpress e importeremo con Oberlo, quindi iniziamo per esempio con appunto occhiali da sole, va bene? Inseriamo sunglasses, potete anche selezionare il linguaggio in italiano qui in alto a destra, ma io preferisco utilizzarlo in inglese. Abbiamo detto che nell'esempio generale che stiamo costruendo vogliamo creare un brand di moda, ok? Quindi accessori di moda, occhiali da sole, orologi, eccetera, eccetera. Prima di tutto, notiamo che inserito sunglasses, ok, potete selezionare sunglasses, vedete qui diversi tipi di sunglasses, per esempio questo ad occhio di gatto, ok, quindi molto 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 in voga soprattutto l'estate, per esempio questo per le biciclette, appunto, diversi tipi, ok, basta che voi utilizzate un po' la fantasia, creatività e otterrete e troverete quindi degli articoli eccezionali, mi raccomando. Abbiamo detto che quindi vogliamo cercare i nostri occhiali da sole. Vedete qui best match, ovvero quelli che secondo AliExpress potrebbero divenire dei winning product, quindi dei prodotti vincenti, se già non lo sono, ok? Qui abbiamo, vedete, 2409 ordini che sono un bel po', 5 stelle. Questo per esempio è un prodotto potenzialmente buono, ok? Dobbiamo assicurarci che il venditore sia affidabile, anche questi occhiali da sole non sono male.
vedete 6 euro, 7 euro, noi possiamo tranquillamente venderli per 30, 40, 50 euro con un grande, come potete ben capire, margine di profitto, ok? Tutti questi prodotti verranno comprati solamente dopo che il cliente avrà comprato da noi, dal nostro sito web, quindi noi saremo degli intermediari, ok? Non toccheremo mai la merce, quindi questi occhiali, qualsiasi cosa vogliamo vendere, ma la compreremo solamente dopo che il cliente ha acquistato da noi. Questo è il sistema dropshipping, incredibile. Quindi noi abbiamo zero spese di investimento iniziale per quanto riguarda i prodotti, per quanto riguarda i costi di deposito e per quanto riguarda la gestione, quindi, ok, del magazzino e tutto quanto. Quindi capite bene che è un vantaggio enorme. L'unica cosa della quale dobbiamo preoccuparci è il marketing, ok? Come sponsorizzare i nostri prodotti attraverso Facebook, attraverso Instagram. Troverete tutte le guide nel mio canale, quindi mi raccomando, seguitemi, mettete mi piace, commentate, iscrivetevi, fate tutto e io vi continuerò a dare i miei consigli e ad aiutarvi a creare il vostro business online di successo, ok? Abbiamo detto che questo, per esempio, è un articolo molto molto buono, quindi andremo qui, dov'è? E selezioneremo qua il nostro pulsantone di Oberlo, tac, importato, super facile, super semplice. Questo lo possiamo chiudere, questo qua, anche qui controlleremo, importante controllare il rating del nostro fornitore, vedete qua, top brand, questo è molto importante, top brand, che abbia questo simbolino, che abbia una votazione più possibile vicino al 5, in quanto 5 è il voto massimo. Capite bene che questo, vedete qua, anche qua 5 stelle, ovviamente il sistema delle 5 stelle è molto famoso, più stelle il prodotto avrà e sicuramente più sarà di qualità e del fornitore. Mi raccomando, fondamentale, non vendete cose a caso, ci sono una miriade di prodotti simili e uguali tra loro, quindi mi raccomando, cercate. Anche qui ci sono diverse applicazioni che utilizzo per il cashback, più avanti vi andrò a spiegare, ok? Questa è una guida veloce per il dropshipping. Quindi abbiamo importato il nostro prodotto, import list, su Oberlo, ok? Ho già importato altri occhiali da sole così per prova. Vedete bene che qui abbiamo il nostro prodotto, inseriamo qua il titolo del nostro prodotto, occhiali da sole, non lo so, Venom, ok, qualsiasi nome va bene, mi raccomando che sia accattivante. Collezione, selezioneremo la collezione, per esempio potete creare la collezione occhiali da sole uomo, occhiali da sole donna. Qui abbiamo le varianti, ok, selezioneremo qua nero, cambieremo il nome delle varianti, eccetera eccetera, grigio, no, se mi impara a scrivere magari, ok, eccetera eccetera. Qui avete anche gli altri colori che voi modificherete, ovviamente questo è il lavoro vostro principale, la ricerca dei prodotti e la modifica appunto dei nomi, non lasciatelo in inglese se vendete in Italia, ovviamente traducetelo in italiano. Quindi qua cambieremo il prezzo precedente delle occhiali da sole, che può essere per esempio, mettiamo a 80 euro, ok, questo è il prezzo standard, ma noi lo compareremo quindi al prezzo scontato, che sarà di 40 euro, ok, quindi uno sconto del 50%. Abbiamo qui tutte le immagini da selezionare, vedete bene qua ci sono immagini professionali e non, voi dovete ovviamente cercare i prodotti con le immagini più professionali possibili, cercare su Google, sul web, che non siano ovviamente coperte da copyright, quindi che non ci siano, siano per esempio di un altro brand, ok, per esempio non potete mettere occhiali da sole simili a quelli di Giorgio Armani utilizzando foto di Giorgio Armani, ok, mi raccomando, potete quindi insorge in questo problema, ma anche ovviamente nel caso in cui vengano visualizzati, per esempio ci siano foto con personaggi famosi o cose del genere, ok, i personaggi famosi sono coperti da copyright, diritti d'immagine anche, quindi mi raccomando, per esempio queste foto andate tranquilli, sono foto del prodotto, quindi potete tranquillamente utilizzarlo, ok. Abbiamo scelto le nostre foto, qui la descrizione che potete modificare anche successivamente in Shopify direttamente, abbiamo tutto e possiamo importare il nostro prodotto, sarà importato in pochi secondi e subito sarà presente in Shopify. Qui andiamo
quindi a editare il nostro prodotto su Shopify, dove appunto andremo a vendere i nostri prodotti. Quindi creeremo il nostro store attraverso Shopify o Berlo AliExpress, ok? Questa triade vincente vi permetterà quindi di creare questo vostro negozio di dropshipping, ok? Ripeto, con zero investimento, o Berlo è gratis, Shopify è gratis per 14 giorni, AliExpress non vi prenderà niente se voi non comprate, ovviamente, solamente quando voi riceverete un ordine, quindi avrete già un margine di profitto, voi comprerete, quindi capite bene che è un grande vantaggio, ok? Qui inseriremo la nostra descrizione, scriviamo per esempio occhiali da sole perfetti per tutti gli amanti delle moto, anzi dei motori, ok? Più generale, così acchiappiamo tutti quanti, macchine e moto, va bene. Per esempio, questo è un esempio, potete scrivere la descrizione che volete, più possibile improntata quindi al tipo di cliente che volete targetizzare. Mi raccomando, fondamentale che il cliente quando arriva, fondamentale che il cliente quando arriverà nella vostra pagina web, nella vostra pagina prodotto, si immedesimi quindi negli occhiali da sole, nel brand, si crei quindi una connessione di emozioni, di sentimenti che possono andare quindi a convertire il più possibile la maggior parte dei vostri visitatori, ok? Mi raccomando, fondamentale. Non fate le cose a caso, se no andrete a perdere i vostri soldi. Se fate le cose fatte nel modo giusto, vi assicuro che avrete successo. Qui modifichiamo, modifica opzioni, lens color, anche no, possiamo scrivere colore, ok, ships from China, anche no. E qui abbiamo le nostre opzioni modificate, quindi le nostre, quando un cliente andrà a selezionare, ok, nella nostra pagina, questa l'eliminiamo. Quando il nostro cliente arriverà nella nostra pagina prodotto, si vedrà quindi una pagina in questo modo, ok, visualizza, eccola qui, guardate che bella, occhiali da sole, ovviamente modificate tutte le foto, non inserite cose del genere. Per esempio, mi raccomando, controllate le foto prima di pubblicare il vostro prodotto. Modificare le foto, le immagini, è molto semplice, andate qui, modifica immagine, qui colorare, nero, tac, come per magia il simbolino, il logo del nostro supplier, del nostro fornitore sarà sparito. Che qui potete per esempio inserire high definition, ok, renderà, guardate che bella l'immagine, sempre più professionale. Mi raccomando, professionalità del vostro sito web fondamentale, ragazzi, se volete fare soldi. Ok, modificate tutte le foto, perché il cliente ovviamente andrà a vedere, a spizzare tutte le foto possibili che avete a disposizione. Qui vedete colore nero o grigio, ok? Andrete a selezionare qua il tipo di modello. Per nero abbiamo queste immagini, per grigio quest'altra, quindi loro quando andranno a cliccare nero o grigio verrà visualizzata una immagine diversa, ok? Caso aveste per esempio rosso e verde, qua avrete l'occhiali di colore verde e qua avrete l'occhiale di colore rosso, ok? Facilissimo. Aggiungeranno al carrello, qui hanno il carrello e poi andranno a comprare, va bene? Molto semplice. Quindi, come vi ho mostrato in questo video, voi in 10 minuti potete importare i prodotti da AliExpress, ok? Nel vostro sito web e partire con le vostre campagne Facebook oppure attraverso Instagram, Pinterest, ok? Potete assolutamente utilizzare qualsiasi social media per sponsorizzare i vostri prodotti di AliExpress. Quindi ripeto, voi siete intermediari tra il fornitore e il cliente, va bene? Avete quindi il potere di aumentare i margini, ok? Ovviamente in base al vostro sito, in base al pixel, se ha abbastanza informazioni per cercare dei clienti ideali, eccetera eccetera, vi andrò a spiegare tutto, non vi preoccupate. Quindi dal fornitore al cliente direttamente, senza passare per voi, ok? Quindi voi scegliete il prodotto, vendete, fate la pubblicità su Facebook per esempio, vendete il prodotto al cliente, ricevete i soldi e
comprate dall'Espresso, ok? All'Espresso invierà direttamente al cliente, ok? Molto semplice, attraverso i dati, attraverso Berlo soprattutto, qui sarà presente quindi nella dashboard un ordine da evadere, quindi da completare. Con un clic inserirà tutti i dati del vostro cliente su AliExpress, voi dovete solamente cliccare conferma e sarà pagato e il prodotto arriverà al cliente, ok? Mi raccomando, controllate la qualità del prodotto, i tempi di spedizione, dove inviate, se in Spagna, se in US o in Francia, in qualsiasi paese, ok? Quindi, indipendentemente dal paese che state targetizzando, potete selezionare i prodotti e potete vendere in tutto il mondo, ok? Francia, Germania, US, Inghilterra, anche potete selezionare solo le città su Facebook, veramente eccezionale. Quindi voi andate a cercare il prodotto, in base prima vi consiglio di cercare la nicchia, ok? La nicchia e il cliente. Quindi trovate la nicchia del cliente attraverso diverse tecniche che vi andrò a spiegare nei miei corsi e nei miei video, ok? Potete quindi trovare un prodotto ideale e poi sponsorizzare attraverso Facebook e selezionare quel pubblico, ok? Molto molto potente il dropshipping. Quindi vi consiglio di partire, di provare, di fare esperienza, di vendere, di vedere, ok? Mi raccomando, i nostri prodotti saranno tutti presenti qui nella lista prodotti, ok? Vedete qua, già ci sono tre occhiali da sole. Mi raccomando, cercate di mettere almeno una decina, ok, una ventina di prodotti in modo che il vostro sito sembri un sito vero, ok, un brand vero, ok? Partite così e poi piano piano aggiungete sempre nuovi prodotti. Mi raccomando, focalizzatevi sulla creazione di un sito professionale, di un brand, ok? Il vostro cliente deve entrare e deve vedere un brand che sia professionale, più professionale possibile. Qui le collezioni, come abbiamo già detto negli altri video, nel tutorial di Shopify. Ok ragazzi, questi sono i nostri prodotti dropshipping, quindi che noi andremo a vendere sul nostro sito. Come potete vedere, qui abbiamo tre occhiali da sole nella nostra collezione estate 2018, se non sbaglio. Ok, abbiamo qui la lista delle collezioni, se si carica ovviamente, che andremo quindi a aggiungere con nuovi prodotti sempre più interessanti, ovviamente che siano prodotti vincenti, non mettete prodotti a caso. E quindi qui nella nostra lista della collezione avete qua tutti gli occhiali da sole, ok? Dov'è l'altro? Eccolo qui, occhiali da sole Fly. Abbiamo tre occhiali da sole, perfetto, salvato automaticamente, e visualizzeremo il nostro sito web, la nostra collezione. Ok, potete selezionare una più grande dell'altra, un prodotto più grande dell'altro, potete selezionare diciamo tutti di grandezza uguale. Questa comunque è solo per farvi capire come importare i vostri prodotti, questo video, ok? Quindi qui avete i vostri prodotti, il vostro cliente cliccherà e qui selezionerà il colore, eccetera eccetera, ok? Mi raccomando di inserire un margine di profitto che vi possa garantire, ok, profitto per voi, e vi possa garantire quindi una sussistenza delle spese di acquisizione dei vostri clienti, ok? Soprattutto attraverso Facebook. Mettiamo caso che questi appunto occhiali siano di un costo di 5 euro, vi costino 5 euro, quindi voi andrete a venderli a 20 euro, per esempio in questo caso, o potete anche metterli 30 euro, 29 euro, 99, eccetera eccetera. Se noi spendessimo per vendere questi occhiali da sole 20 euro, spendessimo per esempio 5 euro di Facebook, ok? Quindi una vendita al giorno fattibilissima con 5 euro di campagna, avremo un profitto netto di 10 euro, ok? Abbiamo solamente la spesa del prodotto e la spesa di Facebook, ok? Zero spese di gestione, zero spese quindi iniziali di prodotto. E solamente dopo, ovviamente, che avremo ricevuto il pagamento, noi compreremo, non prima, mi raccomando. Molto semplice, molto avvincente, molto potente. Il dropshipping vi dà la possibilità di creare un business da zero, ok? Un vostro brand da zero per qualsiasi nicchia di prodotto, per qualsiasi tipo di prodotto. Quindi mi raccomando, troverete quindi tutti i link in descrizione di Oberlo, di Shopify, di tutte le app grazie alle quali avrete successo nel vostro business online di dropshipping e non solo, anche di
brand, ok? Potete creare anche un brand, quindi attraverso Shopify, con i vostri prodotti. Vi consiglio il dropshipping se state iniziando, quindi per provare Shopify, per provare il mercato, ok? Per quindi lanciare quel prodotto e vedere come va, magari dopo comprarlo in blocco e venderlo con il vostro logo. Si possono fare miliardi di cose. Shopify, dropshipping hanno cambiato le vite di migliaia di persone, quindi vi consiglio di dare una possibilità al dropshipping, di provarlo per almeno 3-4 mesi, ok? E vi assicuro che non vi pentirete, imparerete un sacco di cose riguardo ai vostri clienti, al vostro mercato, a come funziona il business online in generale. Detto questo, vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ok ragazzi, il video di oggi è terminato. Ovviamente, se il video vi è stato utile, cliccate un bel mi piace e condividete con i vostri amici. Iscrivetevi proprio qui sotto questo video al mio canale, al canale di Stefano Montana. E ovviamente, se avete delle domande, scrivetemi sempre nei commenti. E in particolare voglio sapere da quale prodotto inizierete il vostro sito di dropshipping e da quale nicchia partirete per creare un business online dropshipping su Shopify. Al prossimo video!